Salve ragazzi e cari amici del web, sono sempre io, Andrea Bruno, per una nuova entusiasmante puntata di Te la do io la Malesia. In questo momento, nel mio peregrinare, sono giunto esattamente in un lembo di terra che è la cosiddetta terra di nessuno. Adesso prenderò in mano la mia macchina fotografica, vi farò vedere il posto. Per arrivare fino qua sono passato per strade nella giungla con i serpenti, così ho incontrato veramente pochissime persone. Di tanto in tanto ci sono delle abitazioni autoctone. Mi sono fermato a dormire insieme a loro, ho già mostrato qualche immagine e in questo momento mi trovo esattamente all'inizio di quel lembo di terra che è la terra di nessuno tra la Malesia e l'Indonesia. C'è passato il confine, esattamente ho appoggiato la macchina fotografica sulla porta che sta a delimitare il confine. Mi trovo a Serekin, il nome di questo posto, l'indicazione geografica è Serekin. Questa strada non è indicata su Google Maps, non esiste. Esiste il tratto per arrivare fino al confine, sì, però la strada che continua qui avanti non esiste e mi hanno consigliato di stare molto attento. In questo dove mi trovo io ora, qui avanti, non esiste polizia, non c'è legge, è la cosiddetta terra di nessuno. Mi hanno detto di stare molto cauto. Io non ho grandi preoccupazioni, anche perché loro sono tutti piccolini in caso di di un qualche discussione, diciamo, credo di riuscire a cavarmela abbastanza bene e vi mostro qualche immagine. Eccoci qua, questa è la strada, la cosiddetta terra di nessuno. Si arriva da qua entrando da questo varco che è delimitato con un cancello, il cancello è aperto. E questo è il mio entusiasmante mezzo, che mi ha portato fino a qua. Ce l'ha fatta, devo dire che ce l'ha fatta. Vado con il gas puntato al minimo perché come gli dai giù un po' di gas a manetta vibra tutto. Devo dire che il mezzo sta tenendo botta, questo è un po' il paesaggio fino qua. Qui qualcuno ha avuto la buona idea di asfaltare questo lembo di terra, in realtà sono asfaltati giusto questi 500 metri. Qui abbiamo una piana, evidentemente qui ci sarà stato, io presumo che qui c'era un mercato di interscambio, un mercato di interscambio tra le due culture. Essendo questa una zona di confine, qui sono molto fervidi gli scambi. Infatti, in questa direzione, proprio più avanti, 500 metri, c'è un incredibile bazar all'aperto qui su questa zona di dogana e veramente vendono cose autentiche, autoctone, con i colori del posto, i colori della Malesia. Qui in questo lato qui abbiamo l'Indonesia. Sullo sfondo abbiamo una montagna, sembra coltivata a terrazza, forse è così. Ecco, vi do una zoomata. Ecco. Eccoci qua. Purtroppo nella mia macchina fotografica mi si è sfasciato l'antivibrazione, quel meccanismo che è lo stabilizzatore delle immagini. Per cui vibreranno leggermente, però le sensazioni sono quelle che sto provando io. Adesso io sinceramente non ho per l'Indonesia, non ho né visto né niente. Ecco, arrivati qua c'è stato un posto di polizia più avanti, devo dire non mi hanno neanche controllato il passaporto. Ci sono dei birilli in mezzo alla strada che ti obbligano a fermarti, quello sì. Ho fatto un bellissimo sorriso a tutti quelli del controllo che erano lì, tipo, qui bisogna fare sorrisi tipo alla Berlusconi, un bellissimo sorriso alla Berlusconi di quelli spregiudicatissimi e mi hanno sorriso anche loro tutti contenti, mi hanno fatto segno come di andare. Ecco, arrivando qui ho incontrato, riappoggio un attimo la camera così continuiamo un po' il discorso.
Arrivando qui ho incontrato di tanto in tanto delle auto, non so da cosa lo capivano che non sono un autoctono, ma mi salutavano calorosamente. Una macchina con quante persone, tutti con le mani di fuori, così no? Qualcuno arriva, mi suona, poi mi saluta, così, è bellissimo qua. Io sinceramente ho viaggiato tanto, io sono oramai. Sono più di 20 anni che vivo all'estero, viaggio in posti molto più sperduti di questi. Per esempio, la Russia è un posto dove veramente vi è una parvenza di civiltà nelle città, ma se tu esci fuori e vai in mezzo ai boschi, la loro giungla, la giungla russa, è veramente fuori dal mondo. Ecco, sono arrivato fino qua. Contentissimo, la gente mi è piaciuta. Adesso tornerò indietro e vi farò vedere il bazar. Nel frattempo è arrivato un autoctono in moto. Questo stava andando in Indonesia. C'è un caldo, come potete vedere dal mio facciale, c'è un caldo della Madonna. In questo momento il sole è esattamente allo zenith. Mi sta picchiando sulla capoccia, così pam pam ti martella qui proprio. Guarda, vi faccio vedere, sole esattamente allo zenith. Questo vuol dire che l'ombra della mia testa cade in quella dei miei piedi. Ecco. Come potete vedere, cioè io non ho l'ombra, non ho la mia ombra perché ho il sole esattamente sulla perpendicolare. Ok ragazzi, qui adesso andrò a vedere anche a spiluccare in quelle baracche lì se si trovava da mangiare qualche cosa, magari un po' di carne di coccodrillo. E per intanto ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ragazzi e continuate a seguirmi, ciao.